mi ricordo pure come erano quelle stanze, capito? Anche se non avevano l'ordine che ci sta adesso, erano ordinate ugualmente. Questa era la zona dell'uomo abbandonato, perché qua c'era un corridoio e una porticina. E in fondo c'era una statua di gesso, per cui chiamavamo l'uomo abbandonato. Questo è il pagamento fatto a Caravaggio per le 7 opere della Misericordia. Caravaggio si capisce da questo documento che ricevette per le 7 opere della Misericordia 400 ducati, 30 in contanti e 370 con un assegno, che allora si chiamava bancale Michelangelo da Caravaggio. A me non ha insegnato niente nessuno, ma era da leggere perché con la volontà e con l'esperienza, diciamo, ci sta pure, insomma, non da adesso, ma da più di 50 anni ci sta una scuola di paleografia ed archivistica, che si fa all'archivio di Stato, però fortunatamente non ha avuto mai bisogno. E l'archivio era così. Queste erano le scaffalature. Questi erano alcuni pavimenti, perché poi era tutta terra battuta. Le scale erano quelle là, vedi? Le scale in legno, non in ferro. Vedi come venivano mantenuti i documenti? Quella maniera. Questa è una filza del 1605 per i mesi di ottobre e novembre, di un solo banco, logicamente, il banco dello Spirito Santo. Può essere pure fortunato così, no? Sta bene. Però a me mi mentire bene l'archivio, probabilmente, no? Io ci tengo pure a dire 77 anni e mezzo. 77 anni e 4 mesi, ma... No, ho visto se le luci erano spente dentro, Ci facciamo, andiamo.